saluto a tutti i nostri tifosi, a chi segue la Lube da tanti anni, a chi si è avvicinato solo negli ultimi alla nostra realtà. Oggi è il 14 maggio, è un anno esatto dalla nostra vittoria dello scudetto sul campo di Perugia, in una partita memorabile, bellissima, contro un avversario grande, degno, davanti a un grandissimo pubblico, a due tifoserie straordinarie. È chiaro che nella giornata di oggi affiorano tanti ricordi, un po' di nostalgia indubbiamente, ma anche il desiderio di dare e di rinnovare le buone notizie. Abbiamo interrotto una serie con la vittoria della Coppa Italia alla fine di febbraio e siamo ancora in piedi, vogliamo riprendere il nostro cammino. Allora sono qui per assicurare i nostri tifosi che stiamo lavorando per allestire una squadra competitiva come è stata quella che ci ha lasciato soltanto 2 mesi fa con la vittoria su Trento in questo Palasport per 3-2. Ci stiamo riuscendo perché siamo squadra, l'abbiamo detto tante volte, noi siamo Lube e i nostri giocatori in questo frangente l'hanno dimostrato. Ci siamo presi per mano come quando si va a salutare i tifosi della curva, ci siamo avvicinati proprio alla nostra gente e abbiamo voluto dare un segnale importante che la proprietà ci ha giustamente chiesto in un momento così particolare, andando a rivedere, a ritoccare, a rifare, a ricreare quelli che erano i nostri accordi senza invece toccare quelli che sono i nostri desideri, le nostre aspirazioni, il nostro sogno. Siccome i sogni sono fatti per a volte per sparire all'alba col risveglio, a volte invece per continuare, per dare speranza e continuità al lavoro che si è fatto, noi abbiamo scelto questa seconda squadra. Ripeto, l'abbiamo fatto tutti insieme, mancano ancora dei dettagli, ma la sensazione è che questo grande gruppo rimarrà tale, rimarrà grande. In questa fase possiamo già annunciare quello che è stato l'accordo fatto con grandissimi campioni, giocatori inimitabili come Simon, come Leal, e proprio a Ioandi voglio dire il mio grazie perché la sua situazione era veramente particolare, veramente difficile e complicato pensare quello che avrebbe potuto fare per noi. Lui l'ha fatto per noi, per la Lube, così come peraltro tutti gli altri, ma ripeto, il suo caso era particolare, quindi il segnale che lui ci ha mandato in questo momento è un segnale fortissimo per il quale devo ringraziare lui, devo ringraziare i suoi agenti che hanno lavorato con noi, devo ringraziare chiaramente la proprietà e comunque dire che Robert Landi Simon e Ioandi Leal saranno ancora con noi il prossimo anno. Potremo vederli, spero che potrete vederli qui nel nostro Palasport, spero che lo spettacolo ancora una volta sia per tutti, per il pubblico. Nei prossimi giorni andremo a dare, man mano che arriverà l'ufficializzazione, tutti gli annunci della costruzione della nostra squadra, che sarà ancora una squadra forte per riprendere il cammino che abbiamo fatto, per confermare quello scudetto che nessuno ci ha strappato, e che forse legittimamente potrebbe anche restare sulla nostra maglia, così come credo possa essere legittimo che noi si continui a giocare sul campo tricolore. Questo non lo decideremo noi, non è la cosa più importante, non avremmo voluto, pur fermandoci da primi in classifica e da semifinalisti di Champions League, alcun titolo, perché i titoli si vincono, come dimostra il 14 maggio, l'ultima giornata sul campo. E quello è quello che vogliamo continuare a fare con avversari degnissimi che mi sembra anche per la prossima stagione daranno vita a un grandissimo torneo, a un grandissimo campionato.